Abbiamo fatto il primo passo, Maria Nazareth prende in mano la sua vita con coraggio, con forza e dice: "Eccomi, ci sto, partiamo". Oggi invece guardiamo i misteri della luce, luminosi, ed entriamo ad una festa. Entriamo con Gesù ad un matrimonio e basta che tu senta questo che subito si è trasformato l'acqua in vino. Eccolo lì, te lo dicevo. Se fai così anche con i tuoi amici, sai già tutto di loro, no? Rischi di rimanere solo. È un matrimonio un po' strano perché la sposa non si sa dove sia e lo sposo lo troveremo alla fine, quando prende i meriti del sommelier senza aver fatto nulla. Beh, l'importante alla fine è che qualcuno abbia pagato. Di fronte a questi Vangeli già c'è da stare attenti a una cosa, perché siamo abituati a chiamarli miracoli, mentre l'Evangelista li chiama segni. Altrimenti c'è il rischio di vedere Gesù come un maghetto e di rimanerci male quando quello che io chiedo non si realizza. Biridi bodidi bu. Siamo a Cana di Galilea e Gesù entra al matrimonio non perché è conosciuto, ma perché è figlio di Maria. Se sei figlio di Maria, entrare al matrimonio è una garanzia. Ganzo, entra in discoteca perché sei l'amico di quello e c'hai anche il tavolo e soprattutto paga lui. C'è un piccolo problema: Gesù non arriva mai da solo, arrivano sempre in 13. Azz, qui ci costa. Eh già, Gesù è esigente e anche un po' scroccone. E ad un certo punto della festa viene a mancare il vino. No, no, un pasto senza vino si chiama colazione. Tu brinda con l'aranciata. O qui qualcuno ha fatto male i conti, o qui sono tutti assetati. Sai, il caldo, deserto, la strada lunga, un po' di sete. Beh, poteva capitare perché il matrimonio durava dai 3 ai 6 giorni e tutti erano invitati. Non c'erano quelli ufficiali. Tutto il paese poteva venire. Allora qui qualcosa è andato storto. E anche tu pensavi quella volta di avere in mano la situazione e invece qualcosa non è andata come tu pensavi. Credevi di avere la vita tra le mani e invece, trac, è sempre andata come volevi tu. E invece ora, i miei progetti erano questo, questo, questo e poi faccio così, così e così. E adesso non sempre le cose vanno come vorresti tu. E allora cosa fare? Il vino non può mancare in una festa, soprattutto di nozze, perché è segno di gioia, di abbondanza, di grazia. Ma nella Bibbia il vino è anche l'immagine dell'amore tra i due sposi. No vino, no party. No vino, no love. La cosa incredibile è che nessuno sembra accorgersene, neanche i servi che erano tra i tavoli. L'unica che se ne accorge è Maria. Maria, occhio attento. Capisce che c'è qualcosa che non va. Hai presente quando entri in casa e tua mamma ti vede subito negli occhi che c'è qualcosa che non va e ti chiede: "Cos'è successo?" E tu rispondi sempre e comunque: "Niente, ti ha già sgamato. C'è qualcuno che ti guarda negli occhi e sa già come stai, sa leggerti dentro". Fastidioso, eh? Eppure è così importante avere qualcuno al quale rispondere non con il solito "niente, tutto bene", ma "sto così, così e così". Lasciarsi leggere dentro, guidare, orientare. Dicono che l'occhio è lo specchio dell'anima. Chi ti guarda oggi, cosa vede? Quando nella vita inizia a mancare il vino della gioia, Maria se ne accorge e intercede. Va dal figlio, gli fa presente il problema. In un certo senso gli dice: "Fa qualcosa", perché Maria sa chi è suo figlio, gli altri invece non lo sanno ancora. E forse anche noi. Sì, lo conosciamo per nome, sappiamo dove è nato, dove è morto, come è morto. È un grande rivoluzionario, ma poi questo non basta più. Gesù a sua madre risponde in un modo un po' strano. Da sberla. Non ci si rivolge così alla mamma. Maleducato. Poi la chiama donna e non Maria. Quasi volesse mantenere le distanze. Ma in realtà sa Gesù che se interviene iniziano i problemi seri per lui. Inizia la vita pubblica. E quindi sa che Maria non sarebbe più stata sua madre. Perché lui sarebbe diventato tutto del mondo. Ma ci sarà un'altra volta dove lo chiamerà donna. Ed è sotto la croce. Ma in quel momento la dona a noi come madre. Ma Maria è una giovane decisa, non si lascia intimorire da questa risposta, ma ha capito e ha deciso di fare un passo indietro perché avanti ci sia suo figlio Gesù. Arriva anche per noi il momento quando i nostri genitori iniziano a lasciarci un po' andare, ci fanno prendere le nostre responsabilità, si fidano di noi. E noi come li stiamo ripagando? Questa casa non è un albergo, non sono mica la tua servetta, non ci sei mai. Anche voi adolescenti e noi giovani siamo chiamati a fare la nostra parte. Come Maria, anche noi possiamo accorgercene quando ci sono situazioni dove manca il vino, manca la gioia, c'è sofferenza, c'è disagio, c'è solitudine. E possiamo fare qualcosa. Tocca a noi. Prova a pensare in questo momento a qualcuno al quale manca il vino in questi giorni, in questo tempo. Cosa puoi fare per lui? Certo, certe situazioni sono molto più grandi di noi e non sappiamo che cosa fare. Infatti Maria va da Gesù, ma sappiamo accorgercene quando qualcuno butta via la vita o dalla vita è schiacciato. A molti ado e a molti giovani sembra mancare il vino, ma io e te sappiamo da chi andare. I miracoli non sono chiesti a noi.
ma a noi è chiesto di prenderci cura di chi sta affogando in acque di solitudine, di paure, di stupidaggini. Gli evangelisti riportano solamente queste parole di Maria: fate quello che vi dirà. Quando ci rivolgiamo a lei, lei ci indica lui. Ma ecco i servi. E la parola servo utilizzata in greco non significa schiavo, ma è colui che serve liberamente e per amore. Ecco perché si fidano di una donna che chiede di fare una follia, di ascoltare cioè il figlio e di riempire quelle giare di acqua. 6 giare di acqua, è da pazzi! Ma Gesù non fa quel segno senza la nostra collaborazione. È lui che trasforma l'acqua della nostra quotidianità e talvolta della nostra noia nel vino della gioia. Quando sono stanco e non ho voglia, ma nonostante tutto finisco quella cosa, è il momento nel quale riempio le giare di acqua. Quando studio e faccio bene il mio dovere, riempio quelle giare di acqua. Quando mi rendo disponibile a casa o riallaccio dei rapporti talvolta spinosi con qualche amico o con qualche amica, riempio di acqua le giare. Quando nella relazione con Dio magari faccio fatica, non ci credo più, mi incazzo, ma comunque ci sto, ci provo ancora, riempio di acqua le giare. Il miracolo poi lo fa lui. E il vino non è da tavola in cartone, ma è il top, è doc, è il migliore, da applausi. Ma come? Tutti vanno dallo sposo a complimentarsi e non vanno da Gesù? Ma noi lo sappiamo chi ha trasformato la noia in una gioia piena, vera. E i servi lo sanno bene. E Maria è colei che ha dato la spinta a tutto questo. Ha visto il bisogno, ha spinto Gesù ad agire e poi si è messa da parte. Il vino è partito proprio dalla rinuncia di Maria. A volte le rinunce spalancano le porte a delle cose molto più belle e molto più vere. A volte dei no spalancano le finestre a dei meravigliosi sì. Il vino parte anche dall'obbedienza dei servi. E io a chi devo obbedire? Obbedire è interiorizzare ciò che io ascolto. E lo faccio mio perché ci credo, perché lo desidero, perché dà senso al mio vivere. E da qui parte un grande silenzio di Maria. La troveremo sotto la croce, ma sarà un silenzio carico di attenzioni, di scelte, di responsabilità. Un silenzio che ci porta a leggere i segni dei tempi. Se c'è riuscito Gesù, potrei riuscirci anch'io. Manca del vino, non c'è più vino, c'è vuoto. Il Signore cosa ci chiede di fare? Di mettere dentro dell'acqua. E noi la mettiamo dentro, perché poi il miracolo lo farà lui. Eccolo.